Ciao ragazzuoli e bentornati qui su Bricknauts. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e rumors del mondo Lego. E oggi vi voglio parlare dell'ultimo annuncio in casa Lego Ideas, ovvero il set 21328 Seinfeld. Finalmente Lego ha tolto i veli ad un altro set Lego Ideas che stavamo attendendo da tempo, soprattutto gli americani immagino che stessero attendendo da tempo, dato che riguarda una serie TV, una sitcom degli anni 90 che è andata molto forte, soprattutto in America da loro, ma che comunque anche da noi ha avuto il suo seguito. Parliamo infatti della serie della NBC Seinfeld, che ovviamente è andata in onda il 5 luglio del 1989, per cui Lego ha giustamente sfruttato questa ricorrenza del 32esimo anno di esistenza di questa serie TV per lanciare e mostrarci le foto e i dettagli di questo nuovo set. Il set è composto da 1326 pezzi e contiene al suo interno 5 minifigure che sono i 5 protagonisti della serie TV, che ha avuto una lunghissima vita con ben 9 stagioni e 180 episodi. Il set è stato realizzato, il progetto originale è stato realizzato dall'australiano Brent Waller, che per chi non lo conoscesse è stato già campione nelle review di Lego Ideas, anche se in realtà è stata una pietra miliare per quanto riguarda il percorso Lego Ideas, perché in realtà aveva raggiunto il quorum dei voti quando si chiamava ancora Lego Clouseau e poi uscì il suo set, ovvero la Ecto 1 dei Ghostbuster, come Lego Ideas, come primo set Lego Ideas. Tra l'altro questo set dell'Ecto 1 ha un piccolo aneddoto dietro di sé, perché in realtà il progetto originale di Brent comprendeva anche la casa dei Ghostbusters, la famosa caserma dei pompieri di New York, e che però non venne ricreata in quel momento lì come parte del set Lego Ideas, ma venne ricreata solamente l'Ecto 1, e caso vuole alcuni mesi dopo arrivò invece la vera caserma di Ghostbusters creata da Lego come set Lego normale. Probabilmente ci stavano già lavorando all'interno di Lego, questo non lo sappiamo, però fatto sta che si è visto semplicemente togliere la caserma e messa in vendita solamente la Ecto 1. Ecto 1, che ovviamente adesso è fuori vendita dal catalogo Lego, codice 21108, e si può trovare in mercato secondario a delle cifre non proprio basse. Il progetto di Brent è stato annunciato vincitore a fine giugno dell'anno scorso e faceva parte della Third Review 2019, cioè la review Lego Ideas che si era chiusa i primi di gennaio del 2020 e partiva da settembre. Assieme al set di Seinfeld, venne annunciato a fine giugno del 2020 appunto anche la famosa Typewriter che abbiamo visto qualche settimana fa presentata ufficialmente da Lego, e la casa di Mammo Persolerio o Malone, che ci immaginiamo sarà probabilmente il prossimo set Lego Ideas che vedremo sfornato da Lego dopo questo qui di Seinfeld. All'interno del set, come è successo per Big Bang Theory, come è successo per anche quello di Friends, troviamo ovviamente tutte le varie scenette o gli oggetti di scena più famosi della serie di Seinfeld, come ad esempio il palo Festivus, che è noto ovviamente fra gli appassionati della serie. Arriviamo poi alla parte probabilmente che più interessa a tutti noi, ovvero il costo. Il costo è di 79,99 euro, che è un costo tutto sommato onesto per il numero di pezzi del set, delle minifigure e soprattutto per il fatto che dietro c'è un IP abbastanza importante che è una serie TV. Per cui, ricapitolando, mi raccomando, segnatevi bene la data se siete interessati: 21 luglio per i clienti VIP, il set Lego Ideas Seinfeld 21328 verrà messo in vendita su Lego Shop a 79,99 euro, 1326 pezzi e 5 minifigure. Per tutti gli altri, invece, si parte dal 1 di agosto. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, un bel pollice su in fondo e attiva la campanellina per non perdere le notifiche delle prossime notizie, dei prossimi rumors dedicati al mondo Lego. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!